Giovinco gli riconosciamo tutti la capacità di saper gestire la palla quando ce l'ha nei piedi, questa è una sua qualità che è naturale, viene abbastanza spontanea. E tutto il resto deve cercare un attimino di incrementare, di migliorare. Io gli ho portato l'esempio di qualche giorno fa degli attaccanti del Barcellona, ma perché credo che sia giusto che un giocatore che ha le sue qualità abbia come idea o come modello giocatore di quel calibro, perché lui ha tutta la potenzialità e quindi i giocatori che nella prevalenza dei casi non ha una grande struttura fisica, hanno grande rapidità, grande velocità, grande capacità tecniche, però sono sempre giocatori che sanno mettersi nelle condizioni di sporcare sempre la palla, la giocata agli avversari e quindi di metterli sempre in qualche modo sotto pressione, tenendoli più là possibile, vicino alla porta avversaria e questo gli consente poi di sfruttare ancora meglio la velocità e la rapidità che hanno, perché una volta che hanno ripreso e riconquistato palla sono determinanti negli ultimi 15-20 metri e lui questo lo deve fare, però lo può fare chiaramente soltanto se c'è anche da parte dei compagni un certo tipo di aiuto, perché da solo non può farlo, se no spende e consuma energie a vuoto e poi perde di lucidità. Lui una volta che poi ha la palla è libero assolutamente di fare quello che ritiene più giusto. Perché è giusto poi dare sfogo a quelle che sono le sue qualità tecniche. Buongiorno mister, buongiorno Tabelletti, Radio Bruno. Volevo chiederle quali sono le condizioni di Mirante e poi se queste buone prestazioni di Pavarini possono anche mettere un po' in discussione, insomma. Devo dire che in queste prime 2 settimane una delle note più positive è stata assolutamente Nicola Pavarin, perché veramente ha fatto 2 ottime prestazioni. E questo non dico che non me l'aspettavo, però è stata una conferma piacevole, insomma. Per quanto riguarda Mirante, oggi si è allenato facendo quasi tutto, oggi c'è la doppia seduta, quindi oggi pomeriggio farà certamente qualcosa in meno perché però non andare a sovraccaricare quello che è un problema che si è, mi auguro, risolto, ma comunque è ancora abbastanza fresco. E da domani, se la risposta sarà positiva, credo che sarà completamente a disposizione. E poi farò le valutazioni del caso, perché insomma non sarà una scelta particolarmente facile in virtù di quanto anche Pavarini ha fatto in queste 2 gare. Sabato abbiamo detto che c'è Catania, si può aspettare una partita simile come, dal punto di vista tattico, come quella di Bologna, oppure le caratteristiche del Catania possono portare delle differenze? Ma è una squadra ovviamente Catania che ha delle caratteristiche un po' diverse da quella del Bologna, però è una squadra che gioca molto sull'intensità, sulla velocità, sul ripartire molto veloce e sul mettersi in fase di non possesso palla molto chiusi, stringendo gli spazi per poi dare facilità a questa corsa di alcuni giocatori sugli esterni che vanno, che sono bravi nell'uno contro uno, quindi sarà veramente una partita delicata da questo punto di vista e noi dovremo fare ancora come domenica dal punto di vista difensivo una partita molto attenta e concentrata come abbiamo fatto a Bologna, incrementando poi quello che è anche l'aspetto offensivo. E al termine di questa sua conferenza sarà presentato Kaká. Volevo chiederle come rientra questo giocatore nel suo progetto tecnico. Giovanissimo ancora, con grandi potenzialità, che ha già dimostrato nella sua carriera qualcosa di positivo. È un giocatore che ancora non ha trovato la sua espressione, credo, migliore e totale, quindi anch'io sono curioso, oggi l'ho visto per la prima volta nell'allenamento e lo sto un attimo valutando, però credo che abbia veramente grandi qualità fisiche e che si è riuscito a mettere a servizio della squadra, ma a me torneranno molto utili. Grazie.